Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi, di seguirci, grazie ai nostri ospiti di essere presenti per aiutarci a spiegarvi alcune dinamiche che purtroppo stanno diventando anche abbastanza frequenti. Parliamo di incendi, parliamo di grandine. Ai noi, subito ci si rizzano i capelli, perché? Perché sono questioni che danneggiano dei beni che ci stanno particolarmente a cuore, che sono molto importanti, a volte anche molto costosi, e quindi bisogna prestare particolare attenzione. Per approfondire questo tema non poteva non esserci chi si occupa del benessere delle persone e delle cose che stanno a cuore alle persone, ovvero Studio 3 Avalore S.p.A. Grazie a Diego Tiso, area manager consulente qui con noi di Studio 3A, grazie di essere qui presente. Andrea Per perito, gestione dei sinistri, esecuzione dei sopralluoghi, trattative, referente, perizie certificate dell'area legale di Studio 3A. Buongiorno, grazie a anche tutti. A lei. Grazie a lei. Allora, incominciamo un po'. Beh, innanzitutto sempre le due parole introduttive, perché magari c'è sempre qualche telespettatore che non ci ha seguito in precedenza. Studio 3A, Valore S.p.A., ovvero? Ovvero siamo la prima S.p.A. a livello nazionale nella tutela nel diritto del risarcimento danni. Quindi non siete una compagnia assicuratrice, io lo dico perché così rispondo ad alcune mail che ci sono arrivate. Facciamo chiarezza su questa cosa che è fondamentale. Non siete un'infortunistica? Siamo uno studio specializzato, esatto, nella tutela appunto in questo ambito, quindi nel risarcimento danni. Oggi appunto parliamo prettamente di un ramo, una delle macro aree che andiamo a trattare. Allora, incendi e poi la grandine. Sì. Incendi ovvero che cosa? Quali tipi di incendi devono essere assicurati, i beni di cui trattate? Spieghiamo un po' un attimo. Esattamente, allora incendio della casa, può essere l'abitazione propria dove ognuno ha la propria assicurazione che deve farsi risarcire il danno, allora chiama noi per avere una tutela di parte, ok? Andare a ottenere il massimo risarcimento. Ipotesi del condominio, c'è un'assicurazione obbligatoria, certo, tra l'altro, certo, per l'antincendio, quindi scoppia la caldaia, il gas della vicina, coinvolge anche il proprio appartamento in tutto e in parte, a quel punto l'assicurazione interviene, però... Interviene col proprio perito, ok? Che purtroppo, fa le stime a favore dell'assicurazione, non può farle a tutela dei danneggiati, perché c'è questo conflitto di interessi, no? Non lo so. Danno appunto una tutela a chi ha l'assicurazione, ma poi per andare a mirare le cifre dalla parte del danneggiato bisogna che ci sia un perito esterno, okay? Che non sia pagato l'assicurazione, ma quindi affidarsi all'assicurazione, perché verrebbe da dire mi affido all'assicurazione perché l'ho fatta, se ho fatto l'assicurazione mi affido all'assicurazione. È logico, è automatico, ma non è così che funziona, nel senso che danno le proprie stime, esatto, che la maggior parte, cioè praticamente sempre, insomma, mancano di un tot del danno. Questa cosa mi lascia... Quindi vanno a fare la loro stima, giustamente loro dicono io non sono il danneggiato, io sono l'assicurazione, quindi più soldi mi rimangono in tasca come assicurazione, meno do ai danneggiati, no? Questo è quello, il conflitto di interessi che c'è. E quindi il danneggiato si deve affidare a una tutela esterna. Quindi può tutelarsi anche ovviamente da noi per ottenere il massimo, appunto, come il contratto di polizza. E poi bisogna vedere anche le varie condizioni, certo, di polizza, cosa prevedono e come e se sono correttamente assicurati. Cioè il buon lavoro magari anche dell'agente assicurativo che deve consigliare bene chi fa. Parlavamo prima, agente assicurativo, tante volte è una persona con cui si ha una confidenza, si può instaurare anche un rapporto d'amicizia, ti segue nel tempo, assicurazione auto, assicurazione questo, quest'altro, insomma ti offre tanti prodotti che ti danno, ti tutelano, no? Ti creano un alone attorno di tranquillità e quindi c'è benevolenza nei confronti di questa persona. È come mettere in discussione però il rapporto che hai con questa gente, se cioè, psicologicamente è un qualcosa di un po'... Devono capire che l'assicuratore non è l'assicurazione, questo è fondamentale, la persona con cui hai fiducia, che ti sei messo in mano per essere tutelato nei casi dove c'è bisogno di avere un aiuto grosso, non è la persona che poi ti liquida il danno, non è l'assicurazione che paga, cioè non è lui che paga, ok? Claro. E quindi l'assicurazione, questo lo devono capire bene, cioè devono scindere le due cose. Il rapporto che si ha a livello assicurativo, ma a livello empatico con la persona di fiducia, dove ci siamo messi
come io stesso, come mio collega, come tutti insomma ci mettiamo, certo, per le proprie assicurazioni, poi da quello che invece deve essere l'assicurazione a liquidare tramite il proprio perito. Quindi voi avete dei periti? Esattamente. Eccolo qua presente. È un esempio, il collega insomma Andrea Persi. Che fate? Che cosa? Quindi, adesso siamo nell'ambito, sì, incendi, per esempio, abbiamo visto anche delle immagini emblematiche, sì, abbastanza, immagini abbastanza angoscianti, perché sono tutte immagini, tra l'altro, ricavate da casi reali che abbiamo gestito, quindi da clienti che sono fortunatamente stati assistiti da noi e che hanno avuto anche ottimi risultati. E, perché dico anche ottimi risultati? Perché noi portiamo a casa il miglior risultato possibile, raggiungibile con la polizza e il contratto che loro hanno stipulato. Quindi il miglior risultato lo può dare solo la miglior polizza che troviamo in, certo, commercio, e anche diciamo tutta la trattativa è sempre, gira sempre attorno a quel contratto assicurativo. Se il contratto non è valido, noi possiamo portare a casa il massimo, ma magari raggiungere la metà del valore del danno reale e già portare a casa qualcosa, perché molte volte partiamo da uno zero della compagnia e portiamo a casa la metà. E quindi ci si rimette sempre? Cioè, qua non ci si questo rimette sempre, io sono positivo, perché dico, vedo tantissimi contratti insufficienti oggi, ma solo perché subiamo anche quel 2 anni di Covid che ha fatto aumentare i costi, gli approvvigionamenti, tutti i costi nell'edilizia, certo, è stato un aumento reale. Ci sono state delle compagnie molto serie che hanno invitato i clienti, gli assicurati, ad adeguare i loro contratti. Quei clienti che noi troviamo e che vengono ad incaricarci per essere assistiti appunto in caso di incendio, vengono risarciti in maniera adeguata, ovviamente perché siamo presenti noi, però partendo da un contratto congruo e ottimale. L'incendio in particolare, oggi parliamo di uno dei casi più sconvolgenti per la vita di una persona e per la vita di una società. Infatti vedevamo prima aziende, la locali. La prima, cioè, azienda è un caso che abbiamo gestito qui nel Veneto. E, il primo giorno la titolare della ditta si trova davanti alla sua fabbrica totalmente, cioè proprio danno totale, totalmente incendiata. Addirittura le macchine posteggiate, no? Tutto. Quindi in magari se dalla regia vi facciamo vedere le immagini, perché sì, sono abbastanza toccanti. In quel momento lì arriviamo noi, arriviamo come consulenti e non solo come periti di parte. Ecco, questo è il caso in cui si è trovato, questo è un distributore, per dire, di benzina, ma è la stessa sensazione. Questa è un'azienda agricola, per esempio, in Sardegna. Cioè, questi imprenditori che hanno investito tutta la loro vita in un'attività, il giorno dopo tornano e l'attività non esiste più. Come chi ha investito e ha pagato mutui per anni, torna a casa e non trova più la casa. Io dico sempre, la vostra polizza deve essere capace di restituirvi la casa o restituirvi l'azienda. Non dovete guardare al risparmio. Qui sto parlando in maniera, diciamo, pro compagnia, nel senso, sembra che io spinga le persone o i clienti a pagare di più una polizza. No, io spingo i clienti a trovare il contratto adeguato, che abbia un costo adeguato, ma che copra veramente il rischio. Quindi se la mia casa prende fuoco o crolla, deve essere, io devo avere la possibilità di tornare a casa nei tempi debiti per la ricostruzione, ma non posso trovarmi, come si citava all'inizio, delle polizze che mi danno metà risarcimento e non mi danno la possibilità di tornare a casa o di far ripartire la mia azienda. Ecco, questo è importante sottolinearlo, secondo sì, me, perché sì, sembra quasi inimmaginabile, perché se io penso di aver assicurato quel bene, suppongo che quel bene sia coperto e ricostruibile, ristrutturabile, e non penserei mai di prendere un perito di parte, anche sì, perché c'è un costo. E dopo mi spiegherà anche sì, se anche certo, con voi c'è un costo, ma che non sia previsto un risarcimento sì, e una rimessa in pristino. Questa è l'altra componente, allora, non che mi lascia interdetta. Non è scontato, nel senso che dal primo giorno noi diamo vari livelli di assistenza e da più prospettive, perché si accentra tutto sulla figura mia, per esempio, tecnica del perito di parte.
il mio lavoro e quello dei miei colleghi, di tutto il team di Studio 3, anche la differenza fra la nostra struttura e un tecnico bravissimo che si ferma a calcolare, a preparare il computo di quanto mi costerà ripristinare il fabbricato. E poi andrà a discutere quanto di questo computo mi riconosce la compagnia o meno. Questo è il perito di parte. Noi siamo tutto il resto, nel senso che dal primo giorno la titolare di cui parlavamo prima o la proprietaria di casa o il proprietario di casa hanno uno sconvolgimento della vita e una confusione in testa che li può portare, li porta sempre, su mia esperienza di 30 anni di perizia, li porta sempre a fare degli errori che sono normali, a fidarsi delle persone che sono presenti lì ma che non stanno facendo il tuo interesse. E dare dei dati, fornire dei dati a cascata alla parte che è la tua controparte, non è chi ti assiste. I dati e i valori di quanto hai perso in quell'incendio, devi comunicarli al tuo consulente, non alla compagnia, perché come diceva giustamente Diego, il mio collega, la compagnia sicuramente non ha interesse di pagare un danno 100 quando lo può pagare 80, magari con il cliente soddisfatto, cioè intendiamoci, parliamo di 80.000 euro per parlare di una cosa concreta e il cliente è contento e si è ripristinato il suo sinistro, il suo fabbricato, magari stando accorto sulle spese. Mentre la polizza gli avrebbe dovuto risarcire 100 o più mila euro. Benissimo. Perché? Perché ci sono delle parti della polizza che di certo la compagnia non ti dice attivale. A parte che l'80 che dici te magari è più vicino al 70, no? Sì, adesso non volevo essere cattivo. Però noi andiamo ad attivare tutte queste singole. Ecco, però quando voi andate ad attivare, io cerco di mettermi nella parte di chi ci sta ascoltando, sì. Pensa, allora vuol dire che devo far causa? No. Devo rivolgermi a uno studio legale, normalmente, a parte... No. Noi abbiamo anche quella possibilità lì, la utilizziamo nei casi veramente gravi, il caso grave, quello di cui parlavamo prima, dove bisogna dare un'assistenza legale, penale, quindi casi... Nonostante tu sia assicurato, quindi. Sì. Quindi l'assicurazione è una cosa in più. In quel momento là, in quel momento specifico, dove magari stiamo trattando dei sinistri con natura dolosa, l'assistenza non può essere solo peritale, certo. L'assistenza deve essere anche legale. E molte volte ci sono due strade che a un certo punto si devono incrociare bene o male, dove da una parte assistiamo il cliente per capire chi ha dato fuoco a questo bene, dall'altra stiamo trattando con la compagnia la quantificazione ai sensi di polizza. Poi alla fine si incrociano queste due vie e con l'ottenimento appunto del risultato della responsabilizzazione veramente del responsabile. Quindi una transazione sostanzialmente. E, diciamo che in quel momento lì stiamo andando a attivare la polizza sull'unico punto che è imprescindibile, cioè il dolo dell'assicurato. Se l'assicurato dà fuoco al suo appartamento, è ovvio, è giusto e correttissimo che la compagnia non paghi. Certo. Però da qui, dal primo giorno fino a attendere 2, 3, 4 anni di accertamenti penali, ricordiamoci che in mezzo agli accertamenti penali che possono manlevare la responsabilità del mio assicurato e magari indicare la responsabilità del competitor, come parlavamo prima, succede, il mio cliente per 4 anni non ha visto il risarcimento. Il mio cliente per 4 anni sta fuori dalla porta della sua azienda a guardare il fabbricato incendiato. I lavoratori dove vanno? Perché non può, se avesse anche i soldi, non può ripristinare se in prestito. Non può ripristinare e qui si apre un altro argomento importantissimo. È una precisazione molto importante. Questa è la nostra attività, cioè noi passo passo dal primo giorno, da quando ci danno il mandato, ci danno la fiducia, noi seguiamo una scaletta di eventi da far seguire al nostro cliente per non farlo incappare in errori. Per esempio, e chiudo
La cosa più importante è non cambiare lo stato dei luoghi, l'incendio il primo giorno, quello che vedo proprio la fotografia, prima che la controparte, la compagnia, possa fare tutti i suoi accertamenti. Questo con la nostra consulenza viene fatto in maniera adeguata, anche le opere di smassamento, di bonifica, eccetera. Altri clienti purtroppo prendono e fanno buttare via tutto, perché anche solo è impressionante vedere tutto, certo, il contenuto bruciato. Allora la prima cosa che viene da fare è libero il fabbricato, ma lì stai anche distruggendo delle prove, e se ci sono degli accertamenti da fare da parte della compagnia possono giocare a favore loro. Allora, abbiamo la pubblicità, è arrivato un messaggio prima che chiedeva, però ne facciamo così, lo leggiamo dopo, sì, perché apriamo anche il capitolo grandine, sì, che è un'altra nota molto, sì, dolente questo periodo in modo particolare, non che gli incendi non siano nota dolentissima. E allora torniamo insieme, state con noi sempre sul canale 19, tra poco.